Benissimo, allora innanzitutto un ringraziamento agli autori che hanno letto, un ringraziamento ad Alessandra Santin, che anzi inviterei a dire due parole. Le ascolto prima, poi Va bene, allora faccio un saluto alla fine, ma veramente sono una gioia ascoltare. Allora, la lettura è stata illuminante anche per noi, immagino. Che avevo ragione io, inutile fare tanti discorsi, bisogna sentirla. Particolare modo, chiedo per voglio prendere la parola io, perché vorrei fare una domanda a Luigi Bonis. Nel senso che la sua lettura e piccola presentazione è stata forte, però ha creato delle domande. Allora, il discorso sul primo verso appunto di Leopardi, Sobrecaro mi fu questo termocolle, insomma è stato perfetto, per dire. È un discorso perfetto che benissimo sì, adegua quel verso. Però vorrei integrarlo, poi spero che vorrà essere anche corretta questa mia piccola analisi da Bonis, con una cosa, il movimento, questo ondulare del verso, ma è anche il movimento della poesia dall'interno, dall'inconscio, all'esterno, che è il paesaggio. Perché sempre caro mi fu, è qualcosa che il poeta dice, io sto parlando di qualcosa che ho io dentro, quest'ermo colle, e solo dopo, in questa onda si va a parlare dell'esterno. Ma questa è solo una nota che voglio fare che non c'entra con la domanda. La mia domanda è questa, sostanzialmente. Dopo questo discorso della scelta delle parole, scelta importantissima perché la poesia, uno dei dati della poesia è anche la scelta adeguata delle parole, della loro musicalità. Però lei, Molinis, quando dice che non è in qualche modo capacità di gestire quello che dice, non cercate un senso, perché è qualcosa di inconscio, subliminale, però poi mi utilizza appunto questa forma, questa scelta di parole che sembra azzeccatissima e estremamente volontaria, perché signori, io vi voglio leggere da Genesi, la prima poesia che lei ha letto è oscilli nei suoi scenari di cristallo. Allora signori, questa è una scelta, perché cristallo, è vero che ha la S dentro, giusto? Però è cristallo, è la K, il cristallo è il diamante. Allora qua, onestamente, un altro poeta, io non lo so, però uno potrebbe dire, perché allora non ha utilizzato dei diamanti di cristallo per dare la forma a questo cristallo? Invece no, lei aveva utilizzato la S. Questo suono più morbido, questo più sibilante. Perché? Quindi questa è una scelta vera e propria. La parola scenari. Perché ho accoppiato più o meno consciamente la fragilità del cristallo come delle figure, non so, di una commedia, di una rappresentazione teatrale di Luca Ronconi o di qualcun altro di questi registi che usano la trasparenza nelle loro opere. La parola scenario e la parola cristallo messe insieme evocavano questo, o almeno nel mio inconscio hanno evocato questo stato di cose, cioè la fragilità assoluta del mondo nella visione teatrale che ha un bambino appena nato. Io ritengo, non so, penso che veda l'universo a cui emerge in maniera estremamente fragile, oscillante, trasparente, cristallina, cioè qualcosa che non riesce ancora a concretizzare, a mettere a fuoco. Se io avessi usato la parola diamante, avrei rinforzato la parola cristallo. Quindi avrei creato un binomio abbastanza banale nella sua ripetizione. Diamante di cristallo è diverso da scenario di cristallo. L'evocazione, almeno io penso, che non so che cosa questo susciti nella mente di chi legge, nella mia mente, nel mio inconscio e anche nel mio conscio, quando poi io leggo quello che il mio inconscio mi detta, scenario in cristallo
ha un senso che è molto diverso da diamante di cristallo. Cioè ha una fragilità di figure che si spezzano, che non si sa bene se restano in piedi o no, come le volo di sapore. Se io discutevo di questa ripetizione della S, di questa allitterazione, ho capito. Che c'è. Allora lei parlava della parola. Sì, della scelta delle parole. Scenario cristallo. Soprattutto i suoi scenari di cristallo. Questo probabilmente è stato fuorviato quello che ho detto dalla scelta del diamante di cristallo. Volevo soltanto fare un esempio, capito, con un'altra musicalità. Adesso ho capito. Scenario di cristallo. Probabilmente c'è stata una scelta da parte del mio inconscio, più che della mia, del mio conscio, del siglo, dello stridio. Suono. Del suono. È un suono fluido. Esatto. Scenario di cristallo, no? C'è questo, questo conflitto quasi. Io per esempio questo verso lo leggo e mi va benissimo scenario di cristallo, perché il cristallo ha delle sfaccettature, è uno scenario. Sì. Ognuno è uno scenario, certo. È perfettamente aderente. È molto teatrale. Sì. Io in qualche modo vorrei rivolgere la stessa domanda, però concludendo il discorso sempre su quel discorso bellissimo che ha fatto Molinis prima, sul fatto che la poesia non è più un racconto, forse quando era epica raccontava e serviva. Beh, in realtà è vero che adesso gli autori, i poeti scrivono per parlare delle loro emozioni, di ciò che vedono, però insomma... volendo fare un discorso un po' più terra a terra, guardate che questa collana nasce proprio con l'intenzione di descrivere, di raccontare ciò che si sta facendo attraverso delle poesie che non sono probabilmente nate per raccontare, sono state sfoghi emozionali. Luigi Molinis non voleva raccontare una cronaca di Pordenone, Maria Pina la Marca, tantomeno, avevo capito. Mario Momi probabilmente faceva solo fotografie che poi riversava anche nella sua attività di scultore con il rame, se non ricordo male. Però tutti e tre vivevate in un preciso luogo, in un dato momento, come tutti gli altri autori della collana. E questo permette a un editore di fotografare ciò che è stata la storia, in questo caso di Pordenone. Quindi una sorta di racconto, c'è, però lo fa l'editore in qualche modo, nella scelta. E questa era una nota che mi era venuta in mente, anche di particolare importanza, per farvi dire perché abbiamo voluto costruire, creare, cercare questa collana. Maria Pina La Marca, la scelta delle parole, che importanza ha nella sua di poesia? Confesso che sì, questa domanda è sempre un po' mi imbarazzano, perché la poesia nasce come fatto intimo molto tempo fa, chiaramente, poi quando uno pubblica non è più intimo, è uscito dal cassetto ed è di tutti. Quindi io preferisco scrivere, leggere le parole. Comunque la domanda è? La scelta delle parole, posto che è vero che è un'attività inconscia, in qualche modo nasce come inconscia, però sostanzialmente sappiamo tutti che passato il livello dell'esordiente c'è un labor lime importante, certo, certo, che poi diventa magari intrinseco, anche somatico in qualche modo si può dire, però la scelta delle parole è un fatto fondamentale nella poesia. Mi sento più banale a spiegare questa cosa che a scrivere praticamente una poesia. La scelta delle parole deve essere assolutamente musicale. L'esempio che faceva prima del sempre caro mi fu fondamentale, sì, una parola deve avere un senso. Lui ha detto paesaggio, ha detto gli mancava solo esattamente il musicale, sì, ma e c'era già, ma c'era. No, ha detto nulla. Sì, è un oratorio, ma è musicale. E quindi è quello. Quando io scrivo sono seduti sulla sabbia questi gabbiani, non mi interessa se io sto facendo una letteratura, non mi interessa, però deve suonare dentro di me, sono seduti, perché io li vedo così e io li descrivo così, ma non penso tanto all'operazione poetica che faccio, alla figura che uso, scrivo, sono serva della mia parola, sono serva della mia scrittura.
Quindi abbiamo una ricerca di musicalità. Per quanto riguarda il Molinis, non lo so se è proprio di musicalità, perché in realtà tutte le metafore, i paragoni che lei ha fatto erano sull'architettura, perché l'ondulato è una formula architettonica. Quindi forse non direi musicalità, ma veramente poesia dell'architettura, che poi alla fin fine potrebbe essere equivalente alla musicalità. No, guarda che la musicalità, dicevamo, è armonia. Diciamo, del primo verso di Leopardi, non della sua poesia. Però volevo fare, per avvicinarmi poi a Momi, questa differenza tra la ricerca di una musicalità che proprio è il suono, una ricerca di architettura del suono. Invece per Mario Momi parliamo di un'incisione, la sorella, spero che non si imbarazzerà a parlare un po' del fratello. Mario Momi ha una poesia più fatta a particelle quasi, più fulmine a ciel sereno. Ma infatti lui improvvisamente scriveva una poesia, la sentiva e la scriveva, non è che ci pensasse prima, non è che studiasse le parole, non cercava la musicalità o la parola giusta, esprimeva un moto dell'anima. E questo come lo intrecciava con la sua attività di scultore? Perché sapeva che lui ha fatto delle opere in rame anche molto importanti, perché ha fatto le porte della chiesa di Puglia e della chiesa di Basandella vicino Vivaro. Si esprimeva molto nella poesia più che in questi lavori. E nella pittura, perché lui aveva una serie di quadri neoespressionisti che anche lì ricavavano dei sentimenti da lui, tiravano fuori delle sensazioni dalla sua anima. Non è che cercasse neanche lì di fare il quadro che potesse stare bene in un ambiente, che potesse essere di arredamento. Lui descriveva quello che sentiva, anche nei quadri, così nella poesia. Non era una ricerca di perfezionismo, era proprio una voglia di esprimere quello che sentiva. E lui si esprimeva in questo modo. La perfezione è un concetto interessante in poesia, perché in qualche modo tutti gli autori si misurano. Cercare il senso è cercare la perfezione. Molini, la perfezione. La perfezione. La perfezione di una composizione poetica è la totale armonia che percorre e connette tutta la sequenza di versi e di parole. E questa perfezione, ecco, un poeta non scrive di getto, molto spesso il poeta corregge. Allora interviene la parte cosciente della sua persona. La parte inconscia è una specie di pesce pilota, diciamo, a cui viene a seguire la parte conscia, cioè la parte che rimette insieme certe cose che l'inconscio aveva lasciato sfuggire, almeno secondo me. Cioè delle parole degli insiemi di parole che vanno ricomposti, vanno rimessi in ordine, vanno rimessi in quell'ordine che la parte conscia dell'artista sente come necessariamente debbano essere perfetti, cioè perfetti, e poi anche lì la perfezione è una visione soggettiva. Non per tutti le cose sono perfette allo stesso modo. Ma in qualche modo anche la poesia è un atto soggettivo, sì, tanto soggettivo. Più che una delle frustrazioni più grandi dei poeti è il non essere compresi, totalmente compresi in quello che fanno. Non per nulla, Leopardi, ce ne stiamo discutendo ancora, ne discutiamo ancora, sì. Insomma. C'è per esempio una poesia che nella sua brevità io considero perfetta, perché io amo molto la luna, la disegno molto spesso, e c'è una poesia di Andrea Zanzotto intitolata Nautica Celeste, in cui la luna ha un ruolo che attorno a cui tutto ruota, come l'occhio del ciclone. E dice questa poesia, bravissima: vorrei renderti visita nei tuoi regni longinqui,
o tu che sente, fida, ritorni alla mia stanza dai cieli, luna, e qui si vede questo cerchio, la si vede la luna, e siccome io sai splendere unicamente della tua speranza. Qui non c'è niente che sgarri. Io ritengo questa poesia di Zanzotto l'opera più perfetta che mi ha scritto, perché c'è un equilibrio straordinario, però è una visione mia, un po' come il film verso dei Leopardi, sono opinioni, sono sensazioni, sono percezioni soggettive. Maria Pina? No, perché non ho mai pensato, quando penso alla mia poesia, proprio la perfezione è una parola che non mi è venuta neanche mai in mente, però a differenza di quello che ho sentito, io correggo molto poco, conservo molte brutte copie perché escono proprio così, escono piuttosto bene, devo dire, quindi il lavoro è minimo, qualche parola, qualcosa, sono fortunata, insomma, in parti sono proprio, sono bei bambini. Bei bambini, in questa attinenza poi con l'attività come insegnante in qualche modo probabilmente. Beh, l'uso della parola ha una sua importanza, no? Allora, scelto un lavoro con la parola. È chiaro che ormai hai un'abitudine e un'esperienza per cui i bambini ti vengono bene. È evidente, no? Se uno invece fa un altro lavoro, sta in mezzo alle montagne, a poche, allora l'esperienza, ecco, credo che l'esperienza abbia la sua importanza. No? In effetti avete detto tutti e due la stessa cosa, in quel famoso senso. Ognuno per parte loro e a secondo. No, l'infinito di Leopardi, però nel manoscritto è pieno di correzioni. È pieno di correzioni, sì. Sì, è vero. È vero. Sì. Cioè, vorrei risentire qualcosa sull'importanza della razionalità. Invece credo che in un poeta, sì, c'è una marcia che è innata, che è qualcosa che uno ha dentro, che ha da comunicare, che gli altri non hanno. Ecco, perché mi inchino solo agli artisti, dico sempre, perché hanno qualcosa che ci permette di capire la vita. Però io credo che la componente razionale sia molto forte proprio da quel manoscritto di Leopardi. E non ho mai accettato l'immagine del poeta che di getto scrive. Certo. È una visione romantica, ma che non credo corrisponda. No, magari di getto scriverà. Sì, ma dopo, ma dentro deve avere il poeta. Ma poi ci lavora. La razionalità deve venire fuori, secondo me. Io posso dire che di Mario non ho trovato bozze scritte a mano. Tutto scritto a macchina da scrivere, senza correzioni. Però guardate che ci sarebbe anche una terza opzione. Lui forse l'aveva già elaborata, però forse non aveva bisogno di ritornarci su. In tutto questo, secondo me, c'è una terza opzione. Nel senso che c'è chi scrive di getto, chi scrive e ha bisogno di lavorare molto, quindi attuare un'operazione razionale, ma secondo me la terza opzione, ed è quella dei poeti veri, è il scrivere di getto, lavorare, ma non in maniera razionale, avendo la capacità di gestire la parte inconscia, quella parte di ispirazione che non è soltanto un lampo, è poi una sorta di pioggia, potremmo dire, qualcosa che continua, saper gestire quella parte, quindi non un'operazione fredda, un calcolo poi, però veramente un'operazione poetica nel tempo. Certo. Dobbiamo anche tenere presente che come l'arte pittorica, anche l'arte poetica è un parto, un prodotto, una secrezione, diciamo così, della cultura occidentale. Gli orientali non dipingono, gli orientali non fanno poesia, hanno tutto un altro modo di esprimersi artisticamente. E l'occidentale è un popolo che una civiltà che ha basato gran parte della sua egemonia mondiale sul principio della macchina, sul concetto della macchina. Era una macchina la Falange Macedone, era una macchina la Legione Romana, era una macchina il Castrum, era una macchina la Polis, poi dalla macchina fatta di astrazioni, di esseri umani o di edifici, siamo arrivati alle macchine da cui siamo circondati, alle macchine industriali.
alle fabbriche che producono oggetti in serie, siamo pervasi dal concetto della macchina, cioè della razionalità. Abbiamo addirittura con l'illuminismo deificato la ragione. Quindi noi occidentali abbiamo un modo di esprimerci, noi non teniamo molto conto dell'arte poetica e dell'arte pittorica degli altri popoli, delle altre culture, delle altre civiltà, perché solo da pochi secoli, direi da poco tempo, questi popoli hanno seguito la nostra scia in questo senso. Ma se noi andiamo a leggere poesie cinesi o poesie giapponesi, chiamiamole poesie, versi, frammenti, ci rendiamo conto che sono completamente diversi dai nostri. Casomai sono più vicini alle poesie di Anacreonte, di Saffo, dei primissimi poeti occidentali, quando la poesia ancora non era stata codificata, diciamo. Quando, in effetti, sì, questo è un discorso interessante, perché forse si può dire in questo modo, quando la poesia ancora non era filosofia o parte di filosofia, infatti Gaiku, la poesia persiana, è molto più carnale, più sensuale, oserei dire, di quella che abbiamo noi, che abbiamo sentito. Va bene, Saffo allora aveva questa potenza fisica, quanto Catulla, anche se già cominciamo a fare dei discorsi sociali proprio, quindi filosofici. Ovviamente si sta parlando di tempi remoti, cioè, perché oggigiorno la macchina libera, quindi cioè, non possiamo più fare differenze. Anche se è da sottolineare, e questa è una cosa interessante della poesia contemporanea, che moltissimi oggi fanno riferimento appunto alla poesia persiana, alla poesia cinese, per attingere a nuova linfa, per mantenere il messaggio, un po' come si faceva nel 1900 con il futurismo o con il verso libero e quant'altro. Però vorrei un piccolo commento dalla prefattrice che è riuscita a arrivare. Sì, scusatemi, avevo un impegno proprio con... Sì, ma è stata anche un po' responsabilità mia, perché c'è stato un piccolo inghippo. Ho voluto ascoltarvi un pochino anche per capire come era stato impostato il discorso tra di voi. Che cosa dire? Come mi sono mossa io? Ho ricevuto i testi scritti, come spesso accade. Non ho pensato all'autore, quindi la mia è stata proprio una lettura, così come mi accade anche per la pittura o la scultura, cerco di parlare, di soffermarmi e di dialogare con l'opera, e quindi con il testo scritto, non con l'autore che l'ha prodotto. Mi è piaciuto osservare così l'operazione editoriale che è stata fatta, che è stata compiuta in questo senso. Perché è un'antologia che accorpa, avvicina tre autori che pure hanno vissuto contemporaneamente in uno spazio fisico anche abbastanza piccolo, limitato, come può essere quello di una città piccolina come Pordenone, ma che hanno effettivamente presentato una espressione vitale, poetica, estremamente differente. Quindi un'antologia di questo tipo mi ha permesso di incontrare tre linguaggi poetici, e in questo senso credo che tutto quello che è stato detto prima ha di fatto una singola verità in ciascuna affermazione, perché poesia è di un dialogo intimo, profondo, carnale, sanguigno, tutto interiore, che affiora per galleggiamenti e poi risprofonda, e quindi può essere scritta di getto, senza interruzione, senza riflessione, senza argomentazione, che poi diventa inevitabilmente cognitiva, perché noi siamo prodotto di una mente pensante, no? Però così privilegia una dimensione quasi liberatoria di un inconscio che è molto fluido, all'interno del quale non posso che riconoscermi, perché nella nostra cultura, quindi in questa occidentale contemporanea, una dimensione del femminile, quindi una poetica di genere, c'è, esiste e viene facilmente riconosciuta anche in questa tipologia attenta proprio alla esplosione e liberazione di un inconscio che ha molto da dire e che è stato ingabbiato, censurato, e che ha utilizzato parole per dire altro da quello che le parole in modo diretto e quindi razionale potevano dire.
Ma c'era, insomma, non so se avete capito, Maria Pina, mi sembra che tra l'altro io, noi ci conosciamo, ma non avevo capito che tu, solo dal nome mi ti chiedo scusa. Altro è l'espressione di una poesia che cerca amorosamente l'altro. Credo che Mario Momi possa essere veramente un rappresentante forte, potente, di una poesia amante, seduttiva, coinvolgente, straordinariamente vitale, che chiede la parola di dire ancora e ancora, mentre lo leggiamo, ci sentiamo vivi di quella parola lì, perché ci vibra dentro ed è un poeta che stabilisce un dialogo e quindi porta fuori questo amore che mi viene incontro, che io leggo e sento, mi emoziono nell'incontro di questo, di questa parola che mi giunge. Allora, mentre Maria Pina gomita dentro, il Mario Momi giunge, arriva in una forma suadente e seduttiva. In un testo di Mario Momi uno sta e si riconosce, scopre ogni volta una cosa, quindi è una poesia dialogica che parte e giunge fino a me. La dimensione invece così razionale, raffinata, pensata, spaziale, disegnata, è una parola che segna e che disegna quella di Molinis. E sono poesie che possono essere lette con gli occhi, dove l'armonia non è tanto musicale nel senso di qualche cosa che rotola all'interno dell'orecchio e ci culla ed è suadente nella musicalità, quanto proprio nella dimensione visiva. È una poesia visuale di progetto, per cui io immagino che chieda continui rivisitazioni, che non sono correzioni, ma sono proprio tensioni verso una perfezione, verso un portare a compimento un progetto. Per cui se in Maria Pina troviamo sempre un processo poetico, in Molini si trova la conclusione di questo processo in un perfetto prodotto. È tutto quanto riportato all'interno di un contesto che non chiede altro che essere visto. Quindi tre tipologie, è una lettura mia, soggettiva, personale, probabilmente tutta sbagliata, ma sbagliata per altri, ma certamente vera e quindi corretta per me. E lo è tanto quanto ho percepito un'assoluta verità di senso, per cui ciascun poeta, pur nell'utilizzo di modalità, di finalità diverse, di uso di tempi e di spazi diversi, ecco, ciascuno di loro è tanto poeta quanto è forte nella sua capacità di ripresentarmi una sua vera, profonda verità. In questo senso non ci sono categorie, no? Di poeti più, poeti di altri, perché più giovani, più esperti, più famosi, più bravi. Cioè, in questo cogliere, questo avvicinarsi il più possibile ad un centro che probabilmente nell'anima di ciascuno di noi esiste, questa capacità di trovare un senso prossimo, vicino, che ci illumina, che ci affascina, per cui il lavoro di presentare un testo così è sempre una gioia, non posso parlare proprio di ringraziare e complimentare innanzitutto ovviamente con i poeti, poi con i talenti, ha fatto, cioè con i talenti, prima, in primis assolutamente, ma naturalmente con l'editore, con la cantante che guida questa cosa. Grazie. Commento su questa piccola da parte degli autori? Di quello che ha detto? Sì. Molto centrata, sì, certo. Anzi, mi fa piacere di sentire che non abbia capito che ero io, perché quando io ho detto prima che è entrata nel verso, confermo che c'è questa cosa, questa capacità di arrivare, quindi non sapendo, quindi, concordo. Ma io devo dire la verità.
non so che cos'è la poesia, come non so che cos'è esattamente la pittura, so che sono delle secrezioni dell'animo, ma non so, non saprei definirle. Potrei raccontare la loro storia, come fanno gli storici dell'arte. Potrei dire appunto che la poesia ha avuto un'origine di tipo narrativo per facilitare la memoria dei fatti che sono stati raccontati. Potrei dire che poi la poesia si è modificata, non dico evoluta o involuta, si è modificata come si è modificata la pittura. La pittura si è modificata con la nascita della fotografia, non ha più il senso che aveva ai tempi del Caravaggio o del Tintoretto, che era memoria. E così la poesia, la nostra poesia. La poesia di piccolo auspicio che si ritorni a quel desiderio di fare arte in quel modo, insomma. Beh, l'auspicio c'è, perché quando guardiamo... Anch'io non sono d'accordo. È opinabile. No. L'auspicio di ritornare... Sì. Ah, forse ci sarà un nuovo rinascimento, come dicevi tu oggi. Sì, può essere, però un rinascimento che avrà dei connotati completamente diversi, perché la storia non torna mai su se stessa, se non in forma diversa. Più matura, cosciente e probabilmente più matura. Ma, non so, mettiamo a confronto Pollock con Caravaggio. Non è possibile trovare delle connessioni, non sembrano le stesse arti. Gaetano Pesce. Beh, Gaetano Pesce è un architetto. No, ma quello che ti ha fatto vedere oggi. Sì, ma non c'entra. Gaetano Pesce è un architetto, non mi addentro nel discorso dell'architettura, perché sempre vedo dei panorami. Ora, la poesia attualmente, se lasciamo perdere, non so, Bertolucci per esempio, con quella sua, quel suo poema Le stanze, mi pare, che narra, e prendiamo invece il Galateo nel bosco di Andrea Zanfrotto, noi ci troviamo in presenza di due visioni poetiche che sono completamente opposte l'una all'altra. Bertolucci racconta, armonizza, fa un discorso che viene messo in una dimensione sempre razionale, musicale, metrica, poetica. Non dimentichiamo che, a parte la Patrizia Valduga, che si riferisce sempre a Ariosto, a certi poeti dell'antichità, e che quindi continua a usare la metrica, continua a usare... Non solo la Valduga, intorno alla metrica è stato comunque un periodo del secolo, perché era buono, insomma. Ma, per esempio, Zanzotto, io continuo a citarlo perché per me è un esempio strano di poesia, è partito dalla poesia crepuscolare, dalla poesia di un fortissimo lirismo quasi leopardiano, di tipo leopardiano, con Vocativo, Galateo, sì, il titolo Paesaggio, La Beltà, le prime sillogi, è arrivato a una disgregazione totale del linguaggio. È andato anche con Filò, che aveva scritto per il Terranova di Fellini, il Zanzotto è andato alla indagine sulla nascita della parola, addirittura alla parola, alla pre-frase, al pre-petel, è andato alla parola dei bambini, anche con questi piccoli simboli che lui inserisce nelle sue scritte, nelle sue scritture. Zanzotto ha deviato completamente l'opera poetica, la sua è una filosofia della poesia, un'indagine sul senso e sull'origine delle parole.
quindi di poetico non c'è più niente, tanto è vero che mi pare, vabbè adesso è molto vecchio, ma comunque, ah no, anzi è morto, ma comunque negli ultimi tempi non scrive. Va bene, io chiuderei anche perché abbiamo fatto un po' tardino, ringraziandovi per essere intervenuti a questa presentazione, ringraziando moltissimo Alessandra Santin e soprattutto voi autori. Grazie mille.